Ragazzi, stiamo attenti a tutto quello che sta succedendo, ma stiamo attenti alla mancanza di libertà a cui siamo soggetti. Va benissimo essere responsabili, sono d'accordo, però ragazzi, stiamo attenti a questo martellamento, stiamo attenti a non dimenticarci i nostri diritti, perché adesso siamo abituati che ormai se ci fermano per strada e ci chiedono dove stiamo andando, non ci scandalizziamo neanche. Una cosa che ci saremmo scandalizzati prima, adesso se ci fermo a meditare è normale, lo accettiamo. Stiamo attenti ad accettare troppe cose, stiamo attenti alla nostra libertà, perché io credo una cosa, credo che se la nostra libertà è 10, nel momento che scendiamo a 9, dopo è facile scendere a 8, e nel momento che scendiamo a 8 è facile ancora scendere a 7. E quando arriviamo a 5 della nostra libertà, perché dobbiamo essere responsabili per tutto quello che volete, quando arriviamo a 5 della nostra libertà, e se noi arriviamo a 5 della nostra libertà, quando finisce tutto, ragazzi, a 10 non ci torniamo più. Torneremo ad 8 se va bene. Perché ci siamo abituati, ci siamo già adattati a tutto questo sistema di mancanza di libertà. La gente dimentica che ci vuole la popolazione di un intero paese per questo show. Mm-hmm. Per quale motivo Truman non è mai riuscito a scoprire la vera natura del mondo in cui ha vissuto finora? Noi accettiamo la realtà del mondo così come si presenta. È molto semplice. L'essere umano è abituato sempre ad accettare il sistema. Ci facciamo sempre poche domande. E guardando la televisione ieri, dopo che non la vedevo da tempo, ho visto un'ora di televisione e mi ha spaventato. Ma non mi ha spaventato per il coronavirus. Mi ha spaventato per la comunicazione martellante. Una cosa che mi ha fatto paura. Un lavaggio del cervello tremendo. Dove siamo diventati tutti poliziotti. Tutti abbiamo il potere di dire agli altri cosa devono fare e cosa non devono fare. E se qualcuno ha un'opinione differente, ed è cattivo perché non è responsabile. Ed ho paura soprattutto quando mi tolgono la libertà. Stiamo attenti a non dimenticarci della nostra libertà. Stiamo attenti ad accettare quello che ci passano sempre i mezzi di comunicazione, lo sappiamo benissimo. Che passano soltanto quello che è più comodo. Ci sono vari pareri su queste cose, ma noi ne vediamo sempre soltanto uno. Stiamo attenti a non pensare. Stiamo a casa, ma non spegniamo il cervello. Stiamo a casa, ma non dimentichiamoci della nostra libertà. Ciao ragazzi.